Ciao a tutti ragazzi, oggi preparerò un polipo all'insalata davvero molto molto buono. Andiamo a vedere come procedere. La ricetta è molto molto semplice, serve un po' di cura e attenzione. Il pescivendolo ha insistito per pulirmi il polipo, in tutti i casi l'unica cosa che dovete fare è questa. Innanzitutto svuotare la parte della testa, questa camera qui, cosiddetta camera, e poi tagliare con l'aiuto delle forbici gli occhi. Attenzione perché a volte schizzano, basta incidere con le forbici e rimuoverle. Molto molto semplice. Ho messo già a bollire dell'acqua, mi sposto sul piano cottura, un goccio di vino bianco e giusto un pizzico di sale. Lo vado ad immergere e togliere, guardate per farlo arricciare, avendo questo shock termico il polpo si arriccia. Ecco qui, lo lascio in acqua e lo faccio cuocere per un'ora. Adesso coprirò con un coperchio. Mentre aspettiamo la cottura del polpo, ci prepariamo del prezzemolo, tagliato finemente, uno spicchietto d'aglio, mettiamo il tutto in un bicchiere, mi taglio un pezzettino minuscolo di peperoncino, adesso ci aggiungo un pizzico di sale, un filo d'olio extravergine di oliva, e il succo di un limone intero. E con l'aiuto di un cucchiaino lo andiamo a mescolare per bene e poi a mettere in frigorifero coperto con della pellicola per una mezz'oretta. Il polpo è pronto, lo vado a far raffreddare in questa bowl. Strisciando con le dita, strofinando oppure un poco poco con le unghie, andiamo a togliere la pelle dai tentacoli. Guardate, solitamente se ne viene da sola, senza tanti problemi. Spellato il polpo, con l'aiuto delle forbici, lo andiamo a tagliuzzare all'interno di una bowl, di un contenitore. Tagliato il polpo, ci andiamo a mettere, l'ho appena tolto dal frigorifero, il condimento che mi ero preparato in precedenza, delle fettine di limone, mescolo per bene. Un altro goccio di succo di limone, chiudo con il coperchio e metto in frigorifero per un'oretta. Eccoci qui, piatto pronto, assaggio di rito. Vi ricordo che il polpo è cotto in un'ora, l'acqua già bolliva quando l'ho messo, avete visto quando l'ho fatto arricciare. Conditelo, mi raccomando, fatelo insaporire se avete possibilità mettendolo in frigorifero. E buon appetito a tutti, ricordatevi di condividere il video, mettere mi piace, iscrivervi al canale. Ciao a tutti!